Buonasera a tutti, buonasera ai nostri ospiti a casa e buonasera anche al nostro graditissimo relatore. Al convegno legale di questa sera parleremo di come sta evolvendo il mondo delle aziende con il vicepresidente nazionale CNCT della sezione Servizi Innovativi e Tecnologici di Confindustria, nonché amministratore delegato di Consigli, il presidente, vicepresidente Gianni Dal Pozzo. Buonasera vicepresidente Gianni Dal Pozzo, è un piacere averla qua con noi. Buonasera a tutti, è un piacere anche per me, grazie dell'invito. Molto bene, Dal Pozzo, veniamo subito alle nostre domande, visto che abbiamo i tempi contati. Allora, io ho visto che le aziende stanno evolvendo in continuazione, la tecnologia avanza, e insomma abbiamo un comparto in continuo fermento che deve adattarsi fra l'altro a queste difficoltà economiche che ci circondano. Ci può parlare di questa industria 5.0? Che cos'è, visto che lei è una delle persone più preparate sull'argomento specifico? Grazie per la domanda, devo dire che è particolarmente interessante. L'industria 5.0 è effettivamente una novità, se ne parla da qualche mese, in realtà per la precisione da dicembre del 2021, quindi esattamente un anno, che la Commissione Europea ha stilato un documento dove spiega di fatto l'evoluzione dal 4.0 al 5.0. Qualcuno pensa che il 5.0 sia semplicemente un'operazione di marketing, quando effettivamente le aziende non hanno ancora, in alcuni casi, affrontato, in altri è semplicemente introdotto le prime tecnologie del 4 e già se ne parla di 5, quindi qualcuno si sta chiedendo come mai in un contesto ancora di evoluzione già c'è la rincorsa a un numero più grande. La verità è che il contesto è assolutamente cambiato, pensiamo alla guerra in corso, sì, ma pensiamo prima alla pandemia piuttosto che alle crisi climatiche, e la Commissione Europea, a distanza di 10 anni dal varo di Industria 4.0 in Germania, vi ricordo era il 2012 quando per la prima volta il governo Merkel varò il piano Industria 4.0 e poi in Italia successivamente nel 2016, si è capito che in questi 10 anni il contesto è assolutamente cambiato, quindi le risposte di 4.0 non sono più sufficienti alle condizioni mutate che stiamo appunto vedendo. Per cui il 5.0 non è altro che un'evoluzione del 4.0. Siamo pienamente all'interno della quarta rivoluzione industriale, quindi non cambia, come dire, il paradigma della quarta rivoluzione industriale. Di fatto però col 5.0 si vuole dare una visione diversa che riguarda sostanzialmente tre elementi. Da una parte la people centricity, quindi le persone al centro. Il secondo elemento è l'elemento della resilienza, pensiamo alla value chain, in particolare alla gestione delle merci, degli approvvigionamenti, e il terzo e ultimo elemento, ma probabilmente più importante, è quello della sostenibilità. Questi, se vogliamo, sono i tre nuovi pilastri che si aggiungono a tutte le cose che già conosciamo del 4.0, ma che rinforzano questa nuova visione evolutiva rispetto appunto alle condizioni mutate che conosciamo. Molto interessante. Presidente Dal Pozzo, se noi volessimo proprio fare un paragone, cioè con il 4.0 e il 5.0 per i profani anche, per capire di cosa stiamo parlando realmente, perché molte aziende non sono neanche arrivate al 4.0, fra l'altro, però quindi siamo anche un po' in difficoltà nel capire di cosa si parla realmente. Allora, innanzitutto stiamo parlando di rivoluzione digitale, quindi al centro ci sono le tecnologie e le tecnologie sono esattamente le stesse, quindi stiamo parlando di robotica collaborativa, di intelligenza artificiale, di big data, di analytics, di cloud computing. Queste sono, se vogliamo, le tecnologie come punto di partenza. Nel 4.0, proprio perché è stata, come dire, voluta pesantemente dai provider tecnologici, l'idea era quella di introdurre tecnologie nelle aziende e grazie alle tecnologie le aziende in qualche modo avrebbero dovuto aumentare le proprie performance, in particolare la produttività. Questa era un po' la promessa di 4.0. Quello che si è capito è che questa rivoluzione non è technology driven, ma è human driven. Quindi l'innovazione anche digitale avviene attraverso il coinvolgimento delle persone. Quindi le tecnologie rimangono le stesse, ma sono, se vogliamo, le persone l'elemento fondamentale per far sì che questo avvenga. E dall'altra parte, quindi, cambia un po' il punto di vista. Da una parte, appunto, le tecnologie che devono sostenere
un cambio di produttività, dall'altra le persone che non solo pensano alla produttività, ma pensano per esempio alla flessibilità. Ripeto, è cambiato il contesto. Oggi forse è più importante parlare di flessibilità piuttosto che di produttività. Quindi è semplicemente un'evoluzione rispetto a tutto quello che finora abbiamo imparato. Quindi le tecnologie rimangono l'elemento fondamentale rispetto ai driver di cambiamento, però sono le persone il motore essenziale per far sì che tutto ciò avvenga. Questa è la differenza tra la quarta, anzi tra l'industria 4.0 e l'industria 5.0. Molto chiaro, molto chiaro. Presidente Del Pozzo, proprio per quello che mi ha appena detto, io le confesso una cosa, lo vedo anche tra tutte le persone che conosco, tra i timori più grandi delle transizioni tecnologiche, riguardano proprio, che riguarda l'industria, c'è la possibilità della perdita di posti di lavoro. Lei mi ha appena detto che essenzialmente si cerca di mettere l'uomo al centro, ma come si fa a sposare il concetto, diciamo, di aumento della tecnologia con aumento anche dei posti di lavoro? È veramente questo approccio human-centric, diciamo così, di cui si parla dell'industria 5.0, è effettivamente così? E in che modo si riesce, per fortuna anche, lo dico io perché anch'io ho timore per il mio posto di lavoro, per la mia attività, in che modo l'uomo può stare al fianco delle macchine? Allora, questo è stato un tema anche dibattuto dal punto di vista accademico. Quando si parlava di 4.0, la domanda che ci si faceva era sostituzione o potenziamento dell'uomo attraverso le tecnologie, questo è il grande bivio. Ed erano valide entrambe le risposte, effettivamente, e sono tuttora valide entrambe le risposte. È chiaro che di fronte a lavori ripetitivi, e a basso, bassissimo valore aggiunto, è evidente che le Sostituzione. tecnologie in sostituzione, questo è sicuro, quindi voglio dire, non c'è da discutere su questo. La vera domanda invece è come possiamo far sì che le tecnologie siano a potenziamento invece dell'uomo e esaltare tutte quelle attività dove l'uomo può mettere a disposizione la propria creatività, il proprio ingegno, ed è lì che l'uomo fa la differenza e sono, come dire, quelle attività tipicamente che generano attività a valore aggiunto e sono quelle su cui effettivamente la tecnologia può dare un'ulteriore spinta, un'ulteriore leva. Quindi che le tecnologie in qualche modo sostituiranno lavori usuranti, lavori difficili, lavori ripetitivi, è sicuro. Dall'altra parte, però, ci sarà una serie di altre attività indispensabili che continuerà a presidiare l'uomo, che sempre di più verranno potenziate ancora una volta la tecnologia. Pensate come l'intelligenza artificiale potrà effettivamente suggerire ai medici la miglior cura. Questo non significa che il medico verrà eliminato, certamente però avrà un grado di precisione e attendibilità rispetto alla prevenzione che è straordinaria. Certo. Questo è un esempio, però insomma in generale quello che ormai si è sdoganato è che tra sostituzione e potenziamento sempre di più la tendenza è verso il potenziamento. L'auguriamo, sinceramente. Beh, assolutamente, assolutamente. Presidente Del Pozzo, l'industria 5.0 ha per caso collegamenti, per quel poco che riesco a capire, perché sono mondi ai quali mi sto avvicinando. Ha per caso origini e collegamenti con il Giappone? Sì, una domanda interessante. Effettivamente, nel 2018 il primo ministro Abe, povero ministro Abe, parlò a un convegno in Germania dove appunto si parlava industria 4.0, c'era presente anche Angela Merkel, di società 5.0, quindi society 5.0 in contrapposizione a industria 4.0 promossa appunto dall'Europa, in particolare dai tedeschi. Era la prima volta che si parlava di questo ed effettivamente il Giappone in qualche modo anticipava un po' i temi di cui abbiamo discusso oggi, che la Commissione europea di fatto ha abbracciato nel documento che le ho citato, dicembre 21. Effettivamente la Commissione europea si ispira a Society 5.0 giapponese, dove c'è già, come dire, chiara l'indicazione di le tecnologie che devono puntare al tema della sostenibilità,
e dall'altra parte le tecnologie che sono a supporto dell'uomo e per potenziare l'uomo e non sostituire l'uomo. Questa era un'indicazione che arrivava da molto lontano, in tempi non sospetti, appunto da Giappone, che appunto la Commissione europea ha assolutamente sposato. Poi la coincidenza vuole che in entrambi i casi si parli di 5.0, ma stiamo parlando esattamente di questo. Molto interessante. Ultima domanda, Presidente Dal Pozzo. Mi ha parlato all'inizio, nella descrizione di che cos'è l'Industria 5.0, della sfida, diciamo, della sostenibilità. In che modo l'Industria 5.0 essenzialmente può sposare la sostenibilità e un aiuto per tutto il mondo, essenzialmente. Allora, diciamo che la sfida che il mondo in generale, non solo le imprese, si troverà a raccogliere, si trova a raccogliere in questi anni e nel prossimo futuro è proprio quello della sostenibilità. Non è un caso che già si parli di twin revolution, da una parte il blu, quindi il digitale, e dall'altra il green. Della sostenibilità. Sempre di più queste due sfide vengono viste assieme e sempre di più si sta capendo che le tecnologie digitali possono essere a supporto di un mondo migliore, più sostenibile. Pensiamo banalmente al risparmio energetico, che è sicuramente, come dire, uno dei primi capitoli, se dovessimo mettere in ABC le opportunità di risparmio e di saving dal punto di vista generale, in termini di impatto sulla sostenibilità, sicuramente lo possiamo mettere al primo Le posto. Quindi, ottimizzazioni, insomma. ottimizzazione. Quindi è evidente che quando si parla di tecnologie a supporto dell'impresa, queste tecnologie, e l'ho detto in premessa, non servono solamente ad aumentare il livello di efficienza e di produttività, che è il motivo per cui è nata Industria 4.0, ma hanno una prospettiva diversa che è anche quello, per esempio, del risparmio energetico. Quindi in qualche modo a sostenere quella che è la vera sfida che tutti noi ci troviamo a compiere, non solo nelle imprese, ma anche nella nostra vita quotidiana. Molto, molto interessante. Presidente Gianni Dal Pozzo, la ringrazio molto per il suo contributo. Spero ci saranno nuove occasioni. Grazie ancora e buonasera. Grazie a tutti, avvocato, è stato un piacere e sarò sempre dei vostri. A presto. Molto bene, la ringrazio molto. Un saluto anche agli amici a casa, buonasera a tutti. Buonasera a tutti.